ci resta l'essere. C'è tutto di quella discussione. Per molte assenze, squadra incerottata, campo pesante, però insomma, gioco, insomma, una partita molto deludente. Tutte le altre domande di questo mondo, si poteva fare un po' di più, qualcosa in più, o proprio le condizioni erano come queste? Si può fare sempre qualcosa in più, però ha detto bene, abbiamo molte assenze, abbiamo Vecchioni che è rientrato da poco, sono 10 giorni, Campanella che si è piegato al gruppo venerdì, Castato come avete visto è dovuto uscire da un problema muscolare, quindi si può fare sicuramente qualcosa in più, però l'accettiamo, l'accettiamo e andiamo avanti. Due punti persi, un punto guadagnato alla fine. Ma non abbiamo rischiato niente, ho avuto un'occasione da gol, abbiamo due punti persi, però il punto l'accettiamo da gol. Mister, forse sotto il profilo tattico, anche per i calciatori che c'erano in campo, qualche risultato in più si poteva avere allargando di più il gioco, perché hanno fatto un catenaccio quasi per tutta la gara. Ma noi sapevamo che non venivano qui a difendersi. Noi magari abbiamo 4 berretti, non so se avete visto la nostra panchina, quindi dovevamo mettere pedaggini prima, però comunque noi giochiamo con 3 anni. Quindi c'era comunque il problema degli altri. Poi, ma così la curva l'abbiamo avuta, non è confisata, non è andata in porto. Il punto di ripeto lo accettiamo tranquillamente. Vecchione ha dimostrato comunque insomma un recupero dal punto di vista fisico, però non, ancora è lontano dalla sua forma migliore. Un giocatore importante per questo centrocampo, visto la partenza anche di Marzocchi. Sì, è un giocatore importantissimo, l'hai detto bene, lo stiamo recuperando, può fare molto di più, però questi terreni di gioco così pesanti e visto diciamo, la struttura fisica dei nostri calciatori sono insomma facili e difficili. Sì, non siamo grossi fisicamente, quindi non abbiamo difficoltà su questi campi. Potremmo avere delle difficoltà nel girone di ritorno, visto che ci entriamo comunque in altri mesi. Partita, qui c'è una storia a sé, oggi è girata male. Ripeto, se Pisani mette la palla dentro, ha avuto l'occasione, passava a parlare di tutta un'altra partita. Purtroppo, ripeto, il punto lo accettiamo tranquillamente, senza nessun problema. Quindi il doppio cambio per consentire poi all'ingresso di Petaggine, cioè che sì. Castaldo è uscito per non fare una scelta tecnica. Castaldo già alla fine del primo tempo ha accusato un problema fisico muscolare. A 7 denti è stato in campo, poi mancava un quarto d'ora alla fine, ci siamo giocati la carta Davide Petaggine, che comunque la voleva convincere la partita. Poi il suo è stato quello che è stato, anche per il problema dell'under, tra virgolette. Abbiamo giocato la carta Petaggine mettendo un mondo in un under. Questo è stato il cambio di doppio cambio che ha fatto. Va bene, nessun'altra domanda? Grazie.